La Marsica Sportiva torna per occuparsi di calcio e torna a ranghi completi con ben quattro ospiti. Allora, noi procediamo per ordine e salutiamo come primo ospite alla mia sinistra Fabrizio Bisegna del Buonasera. Ciao Fabrizio, Giacarangizia Lugo. Quindi il neocapolista Luca Fegatilli, portiere del Buonasera. Cerchio. Ciao Luca. Luigi Del Pizzo, responsabile del settore giovanile dell'Avezzano Calcio. Ciao, non mi dici niente, io sarei rimasto mezz'ora qua, mi dirà qualcosa. Ciao Luigi, che è Ciao. il più emozionato del gruppo. E poi il bomber dei bomber dei bomber, Roberto Aguaro. Buonasera, Cioè, grazie. c'ho Sì, preso. ci hai E preso. vai, Aguaro, e non Aguaro, attenzione, Aguaro, attaccante del Celano. Perfetto. E Roberto, peraltro, ti ho invitato proprio in una settimana in cui non hai segnato, una rarità, insomma. Ora Capita. veramente sono 3-4 giornate che non segno, quindi speriamo sia di Oddio. buon auspicio per domenica prossima. Sì, Porti bene. Di guarda, solito dicono contaci. che porta bene, quindi. È successo più volte, addirittura se la ride anche il cameraman, se la ride ad alta voce avrete sentito la risata che rientra. Sì, nel microfono. Complimenti ad Andrea, complimenti anche al Celano che ha dimostrato due cose, che la salvezza è vicina, ma anche che purtroppo, diciamo, di riflesso il Sulmona è poca roba ormai. Beh, ieri sicuramente è stata una partita dove abbiamo dimostrato la nostra superiorità sotto tutti i punti di vista, fisico, tecnico, anche se c'è da dire che abbiamo giocato su un campo che tutto sembrava fuorché un campo di calcio, ovvero un Sì. campo di patate. Però, nonostante tutto, le difficoltà, siamo usciti a testa alta, abbiamo portato a casa un risultato super positivo che ci proietta in una posizione di classifica, diciamo, tranquilla, perché ancora bisogna fare un po' di punti per cercare di arrivare alla salvezza. Allora, voi siete, stavo andando a memoria, avevo la classifica sotto il naso, complimenti Luca. Voi siete a quota 35 più 3 con il Boiano 38, un'altra vittoria è fatta. Sì, è chiaro che ancora mancano 8 partite, quindi comunque i punti a disposizione sono parecchi. Cercheremo di fare più punti possibili prima di raggiungere la salvezza e poi semmai di toglierci qualche soddisfazione. La stagione del Celano è stata molto strana. Nel momento migliore, non perdete da 13 partite, 3 vittorie e 10 pareggi, avete però temuto di essere riassorbiti dalla coda È perché playout. se guardiamo la classifica in realtà è abbastanza corta, Sì. quindi noi non, è vero che non perdiamo da parecchie giornate, però facendo tanti pareggi, poi il pareggio è un solo punto, quindi non è che ti tira fuori dalle zone basse, diciamo. Sì. Quindi proprio per questo la vittoria di domenica scorsa è stata fondamentale per cercare almeno di avvicinarci più nelle zone più alte, diciamo, della classifica. Perfetto, torneremo sulla Serie D. Adesso parliamo di tribune e di Pallozzi, di manto erboso precario, ma anche di Di giovani. no, ma anche di Stadio dei Marsi. Allora, avere una tribuna, soprattutto con il meteo avverso, crea problemi tipo campo gelato. Insomma, manto erboso dello Stadio dei Marsi non soddisfa appieno. Ecco, è inutile girarci Ma attorno. il manto erboso dello Stadio dei Marsi non lo stiamo scoprendo adesso, cioè non è che quest'anno non No, è ci mancherebbe, non purtroppo, è no, voglio quello. dire, purtroppo è una realtà ben nota. Io ricordo in tempi passati dovemmo farci una sabbiatura velocissima Sì. perché purtroppo come mettevi il piede dentro affondavi di tutta la scarpa. Questo è lo Stadio dei Marsi. Io ho visto sul terreno dello Stadio dei Marsi arbitri cadere con i crampi alle gambe. E questo significa che ora è vero che forse non hanno la preparazione del calciatore, però un ragazzetto di 20 anni che mi stramazza al suolo con i crampi alle gambe, non riuscivamo a Qualcosa ritirarlo su. significa. Tra l'altro ci servivano i 3 punti all'epoca e vincevamo 2-1 con il Pratola E a 3 minuti dalla punto. fine, Su, quindi al forza rischio e di coraggio. Ecco perché sorreggerlo. si chiama forza e coraggio e Quindi zama. voglio Ecco. dire, non è un problema di quest'anno, è un problema che va avanti da sempre. La stagione invernale, lo Stadio dei Marsi dovrebbe essere preservato, dovrebbe essere lasciato
alla sua prima squadra, però purtroppo sappiamo che Avezzano questo non ce lo permette, ecco. Non ce lo permette perché? Perché ci sono altre realtà, perché ci sono realtà in seno alla prima squadra. La Juniores è andata fino a ieri, ha giocato tra sacco. Sta cercando di infilarcela la Juniores in tutte le maniere. No, la Juniores, ma tutte le squadre del settore giovanile sono andate in giro sui campi della Marsica per cercare di evitare più possibile l'utilizzo dello stadio dei Marsi. Allora servirebbe un impianto di rappresentanza. Ma secondo me, guarda, lo stadio dei Marsi è un piccolo gioiello. Io adesso di campi locali, locali intendo abruzzesi, sì. Con i ragazzi ne ho girati tanti. Attenzione, non parlo di impianto grande o insomma con grande disponibilità di posti. Io parlo di rappresentanza, un sintetico. Sì, ecco quello, a quello volevo arrivare. A Celano addirittura stanno preparando un sintetico, un antistadio di lusso. Ma d'altra parte, se noi conosciamo, e penso che tutti quanti ci siamo stati, il campo di Martinsicuro, tanto perché è quello, sì, che mi torna, giocano tutti lì ormai, è un campetto tra virgolette come lo stadio dei Marsi, quindi con la sua dignitosa tribuna, con un campo in sintetico che permette di essere utilizzato. Allora hanno giocato lì il Martinsicuro, l'Alba Adriatica, sì, cioè sì. Come squadra di casa, dico, sì, la, sì. La Torrese, sì. È infinita la per lista, non parlare poi del campo della Miternina, come dicevi tu, all'Aquila, cioè sono tutti campi dignitosissimi. Ne ho visto un altro ultimamente, forse Poggio Barisciano, da quelle parti lì. Insomma, è vero che lì hanno avuto purtroppo una sfortuna che gli ha permesso poi di adeguare, adeguare per altre esigenze. Insomma, sfortuna, sì, però. Sarebbe la salvezza per Avezzano, secondo me, se lo stadio dei Marsi potesse diventare il manto sotto le corna, sotto la cartellina, scusa, il sintetico. Sì. Io penso che addirittura clamoroso stadio dei Marsi in sintetico. Ma secondo me quello sarebbe la morte dello stadio dei Marsi, la vita. Vediamo un po' che ne pensano i calciatori. Il sintetico non è il massimo della vita, no, Fabrizio. Non proprio, diciamo, per a livello di articolazioni, cioè, se ci fai un campionato intero, io parlo da calciatore, certo. La maggior parte dei calciatori, sì, si sono espressi anche da fisioterapista. Comunque, io sono d'accordo con te. Si può mettere a paragone il sintetico con l'erba? Assolutamente, l'erba. Però qui dobbiamo fare necessità virtù. Allora, ho ascoltato il male minore, ho capito. Ho ascoltato prima. Alcune argomentazioni sul calcetto, sì. Se fosse una sola società ce ne fossero 10, ce ne, sì, fossero. Oh. Se si riuscisse a superare un pochino il campanilismo e a portare avanti in maniera univoca un'unica squadra, forse le cose potrebbero risolversi in altra maniera, ma fin quando, e purtroppo non glielo possiamo negare, abbiamo la realtà che ad Avezzano ci sono 4-5 squadre e dobbiamo risolvere questo problema. 4-5 squadre, chiamiamole di categoria, sì. Poi abbiamo le squadre giovanili, dove le mandiamo? Nemmeno si può fare un impianto tipo Trigore, no, assolutamente è impossibile qua a Avezzano, Celano, quella è una cosa. E perciò vedi, forse torniamo a quello che dicevamo prima, anche contro l'idea vostra, ma è anche l'idea mia, perché il sintetico, anche se oggi vediamo Teramo gioca sul sintetico, no, il problema però... generazione, il problema è che campo in erba c'ha bisogno di cure, e le cure costano, ma avrebbe bisogno del non gelo, o comunque d'altra parte abbiamo visto anche in Serie A, no? Lo stadio, anche l'Olimpico stesso, sì. 2 anni fa lo stadio della Sampdoria, Roma-Sampdoria, spesso il Ferraris, sì. Quindi non è che succede solo allo stadio dei Marsi, insomma, San Siro hanno dovuto fare l'ira di Dio per rizzollarlo più volte, quindi voglio dire, se vogliamo risolvere un pochino il problema della disponibilità dei campi, forse questa potrebbe essere l'unica soluzione. Se no dobbiamo attrezzarci in altra maniera, ma come facciamo? Allora, problema impiantistica avezzanese, un altro esperto ce l'abbiamo qui, anche se non dell'Avezzano, ma di cosa? Ho giocato all'Avezzano. Hai giocato? Però non parlo dell'Avezzano, dai, no, che mai capito. Parliamo del cerchio. No, parliamo ad Avezzano, nel comune di Avezzano, dove...
Allora, spiegati. Partiamo, rincominciamo. Metto anche il foglio sul campionato di promozione. Poi ti punto la terza in classifica, dove tu hai giocato. Ah, ok. Oh, comune di. Te la rifaccio la domanda. Perfetto. Allora, impiantistica vezzanese non all'altezza e arbitri che si infortunavano perché il campo era pesante. Cosa ti ricorda? Paterno? Luca sta passando la mamma Paterno, l'arbitro non si può infortunare perché è pozzolana pesante, pozzolana tacchetti da prima serata, quindi insomma. Ma forse nemmeno quelli, perché in particolari momenti servirebbe un la scarpetta da tennis. sì, è vero. Quando c'era ti sei sciolto, cioè hai messo un minuto e mezzo, però alla fine ammazza. Tu... non ti ricordi con chi hai giocato? No, me lo ricordo che ho giocato, okay, dai, solo tu mi dici, stavamo parlando della mezzana, cioè promozione. Oh, cavolo, il Paterno è sull'orlo dell'eccellenza quasi, insomma, non è, speriamo arrivare, allora essendo marzicano, quindi parliamo poi un grande ex, quindi insomma doppiamente interessato. Parliamo di chi invece potrebbe arrivare in promozione, di chi sperimenterà forse la bontà degli impianti aquilani succitati, tipo Poggio Barisciano, Valle Aterno Fossa, eccetera eccetera. Che dici, Luca? Già vi ho promosso in promozione, quindi prossimo avversario adesso... di Fabrizio. Sono due giorni da capolista, quindi dici niente. È una bella soddisfazione dopo 20 e più partite in corsa. Sì. Cosa è successo? Cosa sta cambiando nel cerchio? Finiamo di fare gli spiritosi e torniamo a taglio professionale. Beh, 5 giornate fa, un mese e mezzo fa, abbiamo perso contro Torni in Parte, che è una partita roccambolesca, cioè una cosa allucinante. Mm-hmm. E forse là, dopo quella partita, dopo che abbiamo fatto veramente una figura pessima, siamo resi conto che forse era meglio non giocare, cioè non prendere le cose un po' più sul serio. Certo, meglio tardi che mai. Abbiamo cominciato a via, adesso questa è la quinta vittoria di fila, quindi abbiamo mosso un po' la classifica nostra, che un mese e mezzo fa stavamo in 5 punti dietro. Siete stati più bravi voi o più scarsi avversari che non tengono più il passo, palesemente? No, nemmeno quello. Forse il San Gregorio ha perso in casa col Villa San Sebastiano e là forse è stata una bella botta per loro. Adesso ha perso domenica con lo Sportland. Per carità, io da ceranese, quanto gli hai dato? Sono contentissimo, quindi per carità, conoscendo l'orgoglio ceranese, quindi. Pensate, lo Sportland per battere San Gregorio ha schierato a Quaro. Stava lì a Celano, non c'è niente da fare. Vabbè, insomma, diciamo, a proposito di declassarsi, Danilo Aureli, che aveva cominciato la stagione in seconda categoria, poi hai visto a Lugo che... comunque, anche se ha giocato in seconda categoria, sempre, non toglie che è sempre Danilo Aureli, è sempre un grande giocatore, ecco, insomma. Decisamente, stava per pareggiare la partita da solo, è stato espulso. Senti, il Lugo in casa è una squadra, in trasferta è un'altra, perché? Questa è una domanda che ci facciamo anche noi da un po' di tempo, nel senso che fuori casa non riusciamo comunque a raggiungere, a ottenere un risultato positivo oltre al pareggio, non lo so, chiamala sfortuna, chiamiamolo limite, però è un dato di fatto comunque. Non lo so, comunque noi ci lavoriamo e a differenza casomai del girone d'andata vengono fuori molte più prestazioni positive. Certo, indubbiamente Luca è cresciuto, però ogni volta che poteva fare il salto di qualità l'ha mancato, quindi è anche un limite mentale? Ma guarda, a saperlo, a saperlo. Senti, che idea ti sei fatto dello spogliatoio del Lugo? Ricordiamo che il gruppo è in linea massima storico. Mentre tu sei al primo anno, beh sì, ci sono parecchi confermati, tu sei il primo anno. Sì, io sono del primo anno che gioca a Lugo, sì. Comunque è come se fossi stato sempre con loro perché sono sempre
un grande amico di Ciaprini, certo. Buttari, siamo cresciuti insieme. Bella amicizia, bella amicizia. No, comunque poi... Guarda che sabato notte giocavano alla grande, sabato pomeriggio purtroppo hanno perso, però insomma... però comunque è un grande spogliatoio e io mi sono trovato subito bene, nonostante fosse il primo anno, sia con i ragazzi che già conoscevo, sia con il mister e con Fabrizio, Lucarelli dice insomma anche simpaticamente siete matti, siete ingestibili, perché? Ma parli all'interno dello spogliatoio o fuori lo spogliatoio? Guarda, siamo lì, cioè, lo spogliatoio i singoli giocatori. Ma forse c'è qualcuno che... Sopra le righe, gli chi manda è? Qualche rotella. Facciamo i nomi. No. Mi ammazzerà Angelini, però lo cito. Saluto. Lo stesso Alessandro Sami anche. Altro saluto Angelini, Sami, e non li hai detti tutti, perché Giuliano tutte le rotelle non ce l'ha, Giuliano Ciaprini, il capitano. Diciamo che quasi tutti, qua ce n'è uno in particolare. Ciaffone non ne parliamo, Baffo Ciaffone. Baffo Ciaffone. Beh, perché quello è per carnevale, per fare Zorro. È finto. Quindi, va bene, a proposito di spogliatoio e a proposito di Giuliano Ciaprini, parliamo dei cugini. Marco Viscogliosi, i fratelli, vabbè, ma Simone è più saggio, insomma, però, sì. Marco è uno squilibrato, è molto istintivo, infatti perdo tanto tempo durante la partita a riprenderlo, a farlo, cercare di farlo ragionare, perché è molto istintivo. Centrale difensivo, quindi sta, è il più vicino a diretto contatto, peraltro ha tolto anche la panza storica che per anni ha... No, c'ha la maglia larga, cioè. Coprente. No, sto scherzando. Mentre Simone è più posato, diciamo. Sì, più equilibrato, più, anche se pure lui gli prende 5 minuti, però è un po' più silenzioso, più... E, vabbè, l'ho detto, la parentela con il capitano Ciaprini, per non parlare di Daniele, tutta una famiglia di calciatori, e anche Roberta Viscogliosi gioca con l'Orione di calcio a 5, quindi salutiamo Roberta, grande bomber in gonnella, come suol dirsi. Ah, sì, 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 segna parecchio, insomma è un talento, quindi hai visto tutta però una non ha preso da Marco, no, Marco ha i piedi quadrati, quindi insomma scolpiti nel marmo, ma scolpiti male. Senti, la sorpresa più grossa per il cerchio nella vostra rosa? Te l'ho chiesto anche l'altra volta, però non hai mai saputo rispondere. Stavolta ti sei preparato. Mascitti, come mai? Perché all'inizio dell'anno era un po' una mina vagante. Forse adesso sta giocando, sta un po' più tranquillo, e sta veramente, con 5-6 partite che fa la differenza. E quindi poi ha segnato contro Pucetta e gol vittoria, quindi vabbè, perfetto. Aguaro, a Celano ti stai trovando particolarmente bene, almeno all'interno del rettangolo di gioco. È verosimile pensare a una conferma, la richiesta almeno da parte della società arriverà, è verosimile che tu rimanga? Ma io ho sempre detto, a Celano sto bene, è un ambiente sano, si vive bene, alla fine non ci manca nulla, quindi ci sono tutti i presupposti per poter... Per chi la lasceresti? Per una Lega Pro, per una... Alla fine è chiaro che bisogna, il discorso non è semplice da affrontare, perché se ci sarebbe una proposta anche vicino casa uno la valuterebbe, oppure una proposta di una squadra che punta a vincere il campionato. Uh-huh. Cioè sono diverse condizioni che uno deve valutare, però questo non nasconde il fatto che Celano è una bella realtà da prendere in considerazione. Allora, ancora più 8 su Termoli, prossimo avversario. No, tranquillo, Luigi può rimanere, lo vedo lo stesso. Termoli, prossimo avversario del Celano. Una partita difficile, ma sembra che l'Ancona ormai abbia messo una serie. Su quello sì, l'Ancona, secondo me, secondo anche la classifica, non matematicamente, ma quasi al 100% vincerà questo campionato. Domenica affrontiamo il Termoli, che è una signora squadra ai livelli dell'Ancona.
lo dimostra il fatto che viene da 5 vittorie consecutive, è una squadra che inizio anno era stata costruita per vincere il campionato, poi per il periodo post natalizio ha compromesso il tutto, però troveremo una squadra veramente forte e sarà difficile portare via punti. Uno spunto per tutti, perché ci tengo particolarmente. Moviola in campo nel calcio, chi è favorevole del gruppo? Iniziamo Fabrizio e poi finiamo con Roberto. No. Perché? Perché il bello del calcio sta anche negli errori arbitrali. Comunque può sbagliare un giocatore sbagliare a questo punto altro. Io me ne andrei, è già fatto capire come la penso, perché... giusto. Io sono d'accordo. Così si parla. Fabrizio, da buon juventino ecco perché infatti anche il cameraman esulta. Perché la Moviola sì, vi toglierebbe 10 punti in classifica, diciamo. Prima comunque anche senza, però comunque e ne aggiungerebbe almeno 5 allora. Se parliamo di Serie A o di alti livelli, secondo me le pressioni che hanno gli arbitri e i giocatori adesso non sono più sostenibili da una persona normale come un arbitro o come un guardalinea, anche se metti 10 persone a guardare dentro l'area, sbagliano qua, quindi automaticamente tu ti devi rivolgere a qualcosa che ti può realmente aiutare, e quindi il basket sì, un po', ormai tutti gli sport usano la Moviola, solo il calcio E perché non togliamo quelle 24 spy cam che girano per il campo e torniamo ai tempi di Lobello, quando da solo se la doveva vedere l'errore ci può stare, sì. Cioè, però ragazzi, ho trovato gli unici 9 in Italia hai trovato chi ha vissuto, Andrea, questa non la mandiamo. Hai trovato chi ha vissuto il calcio di 50 anni fa, perché sembro giovane ma non lo sono, e chi ha vissuto 50, esagerato, 45 comunque sicuro, e chi ha vissuto e chi vive il calcio di oggi, 45 anni fa, 60 anni. Vabbè, ma ti volevo salvare tu. E chi vive il calcio di oggi? Cioè, non è possibile che, giustamente come diceva lui, l'arbitro sia massacrato tutte le domeniche, e perché il dito sinistro, no, il dito non vale perché non può fare gol, però la punta del naso stava oltre, o la punta del naso stava prima. Ragazzi, ci rendiamo conto? Per esempio, una cosa che a me era sfuggita, io sono tifoso romanista. Quando ha segnato quando il gol di Germinio contro il Napoli, onestamente io dalla televisione ho detto è fuori gioco. Poi hanno preso 87 inquadrature, 44 spy cam, e si è visto che ci stava a quest'altro lato un giocatore che lo teneva in gioco. Per carità, bravissimo il guardaline, ma quello secondo me non ci ha capito niente, là è andato a istinto, ha fatto il solito giochetto, guardo, riporto indietro la camera per 4 fotogrammi e cerco di capire. Allora, leviamo tutta questa robaccia, torniamo al calcio naturale e vedremo che non servono delle Moviola in campo. Il problema è che siamo nel 2014 e quindi dobbiamo, siamo a 50 anni fa, cioè quello sì è il calcio romantico di quello che pensare più la stessa cosa, però è finito il calcio, capisci? Sì, però perché... ormai il calcio non è più quello, un calcio con la Moviola in campo io lo vedo come un qualcosa di snaturato, perché allora poi la Moviola per che cosa la applichi? Per tutto. Certo. Sì. Per tutto, se ogni 3 minuti stiamo fermi. Perfetto, questa sarebbe stata la domanda successiva, però prima Roberto rispondimi. Sì, anch'io sono d'accordo, il calcio cambierebbe completamente. Favorevole o contrario? Contrario. Contrario? Sì, 3 contrario. Guarda, lui è un dirigente, lui è un terzino, lui è un attaccante, io sono il portiere, questo è l'unico favore. Bravo. Guarda, per tua sfortuna hai trovato uno che rotolava per terra come te, sempre 40 anni. Là si rotolava sulle pietre. Sulle pietre era un po' diverso. Ecco perché io poi mi arrabbio con i giocatori oggi, soprattutto con i figli, quando dicono, ma il terreno, dico ragazzi, ma voi il terreno l'avete conosciuto, non sapete qual era il terreno. Quello è sovrumano. Quindi voglio dire, Paterno è un signor campo oggi. Rispetto ai campi di una volta. Non sei conservatore, molto di più, Luigi, complimenti. No, non è questo, voglio dire.
poi cerchiamo anche di adattarci, insomma, perché davvero se vogliamo tutti manti allora, tipo San Siro. Allora, la domanda successiva sarebbe stata, fra quelli che hanno metà sintetico, va bene, fra quelli che hanno detto sì, invece fra quelli che hanno detto sì io mi dovrei fermare qua, e io la ripropongo lo stesso, fra quelli che hanno detto sì ma anche che hanno detto no, allora mettendo la moviola, per cosa la dovremmo mettere? Fate conto che avete detto di sì, per cosa la mettereste la moviola in campo? Forse per i gol, sì, gol non gol, sì, almeno gol non gol massimo, però poi finisce no, grazie, solo gol anche tu sì, stai, guarda, lì forse siamo tutti che, d'accordo sì, che per i gol che ho visto un gol, avete visto il gol del Cesena, il gol che Buffon cioè, Montari, il famosissimo famoso gol, cioè quella è una cosa come scandalosa, dire. No, nemmeno te la puoi prendere con l'arbitro, né col guardalino. Però attenzione, noi proprio perché stiamo esasperando il calcio, sì, cioè abbiamo 6 arbitri in campo, di cui 2 devono guardare solo la linea di porta, ragazzi, cioè e purtroppo si sbaglia lo stesso, questo so, è però la disoccupazione e la cosa la cosa grave secondo me, sai qual è? Che spesso, non vorrei dire una corbelleria ma penso sia così, sì, l'arbitro che sta dietro alla porta a livello di, chiamiamolo, di grado è superiore a quello che sta in campo. Beh, in alcuni casi, certo, non a rotazione, allora io quindi, dico se sì, c'è l'arbitro debuttante in Serie A, Luigi debuttante in Serie A, sì, al quale il Rizzoli, dico Rizzoli perché mi dico Rocchi, l'internazionale gli dice non è entrata, secondo te quello che fa pure se la vista è certo, si fa condizionare, no. Ed ecco qua allora che servirebbe la moviola. Ma guarda, per i gol forse sono d'accordo con io, ma solo per i gol lo stadio di Udine già adotta, sì, questo no sistema, adotta ce l'ha insomma montato già, però voi non ricordate ma forse qualche anno fa avevano spento i tabelloni allo stadio, sì, per non farlo vedere, avevano tolto addirittura i cronometri in Italia, non è stato più di me, non ci sono le però adesso le azioni le fanno, non in le azioni Inghilterra le fanno vedere, ma avevano tolto i cronometri addirittura quando l'arbitro era padrone assoluto del tempo. Attenzione, le azioni in Serie A fanno vedere a fine tempo, non durante la partita, mentre in Inghilterra in anche tempo durante reale, sì, diciamo, sì sì, insomma è un po' a sì, in effetti mi ricordo che ci fu un caso di un arbitro che aveva così, visto l'azione in tempo reale, diciamo, si è fatto condizionare, sì, poi ti viene l'effetto contrario, posso aiutare, peggiori ancora di più, perché esatto, l'arbitro ha ancora più pressione addosso, se in tempo reale vede che ha sbagliato. Allora, questa rischi, no, ma è bello, è bello, troppo bello questo argomento. No, ma voi il bello del calcio qual è? Palo, la palla fa tutta la linea di porta, sì, arriva il portiere, gli dà un calcione, parte l'attaccante e va a fare il gol. Sì. È gol, non è gol, fermiamoci perché dobbiamo vedere se è gol o non è gol. È finito il calcio, ragazzi. Allora, era la terza domanda, partiva sempre da... Hai detto sì, che sono timido, scusa. No, ma è alla grande, Luigi, è la seconda sorpresa di giornata. Io pensavo in qualcosa di proprio... C'è un tuo collega che dice che quando mi dà il microfono ci serve l'avvocato per riaverlo indietro. Che è Plinio. Quella è la scuola, è quella, quindi... Plinio ha rovinato anche me, quindi, o meglio, io ho rovinato Plinio, quindi un saluto al mio direttore in TV... E procediamo oltre perché appunto io convinto che avreste detto tutti sì e avevo preparato anche la terza domanda, la faccio lo stesso anche con i no, facciamo conto che vi costringono a mettere la moviola e voi siete entusiasti, mettiamo una limitazione sui casi da poter analizzare durante la partita? Devo parlare io, quali sono? Cioè, nel senso, dimmi quali sono. Cioè, te l'ho detto prima: la palla che mi fa tutta la linea di porta è no, gol o non è gol? No, mi spiego: non è l'arbitro a deciderlo, ma le due squadre impegnate e hanno sì, come time out. Hanno due, no, quello no. Ma io non so se loro la pensano come me, ma no, si dica snaturare il calcio. Cioè, qui vediamo, qui vediamo azioni perché ripartono. Tu hai 45 minuti da fare. E altri 45 minuti, quello è il calcio. Beh, con la palla è l'arbitro che comunque deve decidere. Poi, per quanto riguarda, infatti, ho fatto la premessa di alti livelli, per il fuorigioco, che quello c'ha la spalla.
Sì, vabbè, d'accordo. Secondo me è troppo esasperante. Allora, se l'arbitro deve decidere il fuorigioco da una spalla dell'attaccante, allora mettiamo la moviola. Se elimini quella cosa, togli la moviola e ti ritorni a un calcio nostro. Ma poi il non calcio può... nostro, esatto. Cioè quello che usiamo noi, cioè quello che facciamo noi, serie finale, sì, dilettante. Ma quello, esatto, il calcio povero, chiamiamolo, sì, così. Sì, ma il calcio povero... Povero in senso, sì, no, basso. Senza... Il calcio povero molte volte diventa esasperato proprio per questo, attenzione. Nel senso, ci sono delle società che si autoconvincono di essere vittime degli arbitri. Io, non c'era Fabrizio, ma io preparai un test allo stadio a Lugo... E disse poi l'arbitro, perché c'era il rigore, poi tornai in studio, la possibilità di controllare la moviola, avevo preso un abbaglio clamoroso io, non l'arbitro, ma senza moviola io avrei mandato quel testo con tutti i senti. Allora lì forse sono stato condizionato al fatto di essere simpatizzante del Lugo, però l'ho fatto in tutta sincerità, certo. Allora, in quanti casi verrebbe smentita quella società che è convinta l'arbitro sempre con noi? Vabbè, ma di questo parliamone, cioè vediamolo la sera, discutiamone, ma però l'arbitro comunque... sempre con noi, a me sembra, ma questo punto non è che voglio difendere gli arbitri, ma che poi questi arbitri non è che hanno sempre così torto. No. Ma indubbiamente, cioè, spesso, fine, spesso in quel caso forse l'abbiamo escluso. Nel calcio poi quando te la prendi sempre con l'arbitro comincia a diventare un alibi, cioè, nel corso di una stagione, ma non è una frase fatta. Io penso che i pro e i contro alla fine si possono, guarda, sono tifoso della Roma, come dicevo, quindi avrei se la Roma ieri butta la palla dentro alle 77 occasioni che ha creato, non stiamo qui a parlare degli altri episodi, sì. Però secondo me i pro e i contro non si equilibrano. Questa, insomma, è una teoria tutta da dimostrare. Diciamo che però non è detto che una squadra, cioè, deve essere proprio sfigata, voglio dire, che le becca tutte lui, no? Ma delle volte sì, ci possono essere malafede, delle sequenze, ma la malafede non è che ce la creiamo anche noi. La malafede non è che ce la creiamo anche noi con i comportamenti in mezzo al campo, creandoci un'antipatia di base anche nei confronti di chi deve venire ad arbitrare. Io, come ripeto, non li voglio difendere, però insomma, vabbè, tanto io dopo l'uscita che avete fatto sulla moviola stasera non ce n'erò. L'arbitro fa parte del gioco, esatto. Come giocatori, un giocatore sì, può sbagliare un gol e l'arbitro vabbè, può sbagliare. Allora adesso per fa parte del calcio, secondo Fabrizio, me. All'inizio criticavano anche i minuti di recupero che venivano segnalati, perché dice quello è un altro sport, quando dicevano 3 minuti di recupero, beh no, nel calcio ci deve essere l'effetto sorpresa. E tu aspettavi quanti minuti darà? Sì, Moreno in Messico che ha dato 34 minuti. Ma pure lì facevano questo discorso. Quello è un altro sport. Guarda, che è il basket. Ma possiamo parlare anche di questo. Lo togliamo? È stata una novità positiva o negativa? Ma scusa, scusa, l'arbitro che dice 4 minuti, no? E poi ne fa 4 e mezzo, ma chi gli dice niente? Lo so, però insomma, come fai a sempre l'autonomia di massima. Ha sempre l'autonomia, poi sì, di massima, hai detto bene, perché poi ha sempre l'autonomia per l'ammonizione, per il fallo, per quello, anzi ti arrabbia ancora di più, quindi voglio dire. Allora, parliamo invece di un altro argomento da Serie A, che però potrebbe valere per tutti i campionati. Parliamo di panchine lunghe. Sì, appunto, in altre occasioni ho chiesto da 7, da 9, da 12. Andando a spulciare un po' in Serie A, ho visto che in realtà 12 elementi in panchina ci arrivano in poche società. È stata una novità per favorire le squadre, le società più potenti? No, secondo me è una novità, e ti posso dire, io di questo ho scritto anche una mail alla Lega Dilettanti, al settore giovanile della Vezzano. Adesso ti dico perché l'ho scritta al presidente Rivera, che però non mi hanno risposto, però io l'ho scritto, gli ho detto poi mi dovete spiegare perché in Serie A abbiamo la panchina di 12 elementi e in promozione, in prima categoria, abbiamo le panchine corte e mandiamo i ragazzi, i cosiddetti fuori quota, in tribuna sì. Ma perché non si potrebbe creare per un ragazzo la possibilità di avere i 5 minuti, il quarto d'ora, i 20 minuti a disposizione, perché la partita si mette in una certa maniera, fargli fare il famoso minutaggio,
non quello pagato, quello non pagato, sì. E magari trovare poi degli elementi validi che magari tenuti un attimino in disparte per esigenze di squadra. Roberto, i 9 della Serie D sono il giusto compromesso? Ma i 9 della Serie D già è un buon numero, secondo me sì, alla fine abbraccia quasi tutta la rosa, la rosa, quindi alla esatto. fine è la cosa più giusta, credo. In promozione prima categoria ha senso? A Lugo non siete così tanti. A Cividella nell'ultima partita di campionato c'erano 6 giocatori in panchina, quindi metterne 12. Poi durante l'anno si fa fronte comunque a infortuni e tanti altri tipi di problemi. Quindi metterne... Forse nel nostro caso non servirebbe solo per questo motivo, però potrebbe far comodo. Prima non vi invito più tutte cose. Onestamente in prima categoria nemmeno ci arrivi a 9 in panchina. Oh, quindi... Luca, tu sì che mi dai soddisfazione, anche perché ti chiami Luca e quindi questo è un valore aggiunto. No, vabbè, quando c'hai 5-6 persone e squadre che mandano in prima categoria, mandano in tribuna dei giocatori, veramente rare. Però vediamola nella prospettiva... Vediamola nella prospettiva dei ragazzi, perché sì. tu sai che è un tema che a me sta a cuore. Certo. Cioè io non posso vedere i ragazzi bistrattati, io non voglio vedere i ragazzi tra forse anche marginati. Cioè io voglio vedere i ragazzi parte attiva della squadra. Mm-hmm. Allora il fuori quota oggi, siccome mi serve, ce l'ho, non mi sta bene. È anche vero che se un ragazzo scende in, anche se non gioca, se un conto che se scende in campo pure se sta in panchina ha un valore, cioè poi mandarlo in tribuna è un'altra cosa, cioè quella è una bocciatura, ma senti, tante volte non è nemmeno la bocciatura, è quello che diceva Luca, no? Cioè tu devi portare 3 in campo e 3 in panchina, poi mi porto gli elementi più validi logicamente, almeno che in partenza possano essere più validi, più qualificati, più importanti, di più come nome, più anziani, perché l'anziano, voglio dire, per anziano intendo non quelli dell'età mia, ma quelli di senior. Però io un tantinello, 2 posti in più glieli darei, proprio per poter dar riservati ai ragazzi, perché in fondo voi siete ragazzi come loro, penso, state lì vicino, state. Ora avete fortuna di aver avuto la vostra occasione, quindi di aver... Sì, ma alla fine sono ragazzi che si impegnano durante gli allenamenti, quindi è giusto che meritano almeno di andare in panchina. Cioè, sapessi quanto è brutto per un ragazzo, vado a giocare a Celano, dico Celano per dire, sì. fuori casa, prendi 2 ragazzi e li mandi in tribuna da soli, magari stanno lì perché poi nessuno si degna di accompagnarli, stanno lì da soli a guardarsi la partita. Io continuo a ridere, non perché sia divertente quello che dite, però mi è tornato in mente un episodio che mi riguarda. Allora, qualche anno fa stavo presentando una manifestazione da Federcalcio, c'erano varie rappresentative regionali, sembra che fosse calcio femminile, faccio tutta la presentazione tutto orgoglioso di me stesso, a un certo punto vedo il responsabile nazionale da Roma e parte infuriato, ho detto ma ha fatto il lavoro, ho detto arriva, si avvicina, non ci siamo, che è successo? Che allora hai detto in panchina, dovevi dire a disposizione, adesso quelli dal punto di vista psicologico subiranno un trauma, e così state ai tempi miei si diceva il segnalino, no, è anche adesso del... siamo passati poi a guardaline, adesso assistente Late, perfetto. Assistente direttore di gara, non arbitro. Arbitro è arbitro da macellare. Scusando, insomma, perché insomma, che diamine. Allora, numero di panchinari, fra virgolette. Allora, parliamo di sostituzioni. Un 3 è una giusta cifra? Oppure no, aumentereste il numero delle sostituzioni? Per me, le 3 vanno bene. Oh, salvo poi, d'altra parte, abbiamo i campionati giovanili, poi per farne 5, 8, sì. 9, 10. Quindi... E perché in prima squadra non si potrebbero fare 5? Però poi troppe interruzioni. Torniamo allo snaturamento del calcio. E poi, va dai, bene, sì. Cioè significa, ecco, lì ma poi... erano 2. Sì, erano 2 fino a... Addirittura una volta era 1. No, una volta era senza sostituzioni. Senza, no, c'era anche la posizione dell'infortunato. Il portiere che poteva entrare solo in porta, però sì. qua...
però ricordiamo, mi sembra fino agli anni 70, sì, fino alla fine degli anni 60 non ci fossero sostituzioni a disposizione. Non solo, la cosa più brutta è che quando avveniva la sostituzione tutta la panchina doveva lasciare il campo. Sì, perché poi finiva lì. Allora, un'occhiatina alla seconda categoria, dove l'Atletico Civitella non vince e vede il suo vantaggio assottigliarsi, ma soprattutto la circostanza che preoccupa è quella che a cui avevo fatto accenno una settimana fa. Le Aquilane di coda continuano a vincere, la rincorsa è terminata, è rimasto solamente il Capitignano all'ultimo posto, poi penultima, terzultima e quartultima sono già tre marsigane, quindi se consideriamo la tendenza consolidata delle ultime settimane, le ultime settimane delle Aquilane a sette partite al termine, mi sembra tre marsigane o meglio insomma purtroppo la tendenza è quella, hanno fatto delle rimonte comunque non tre, perché insomma retrocedono due, però l'ultima retrocederà, penultima e terzultima giocheranno il play-out. Posso farti una domanda? Quanto pensi che possono aver influito i campi in queste rimonte? I campi di gioco, perché pensi che siano in erba sintetica? Tutti il campo buono rispetto al campo con un metro di fango. Posso farti una domanda? Una controdomanda. Perché erano ultime staccate prima del mercato di riparazione, adesso senza dubbio anche lì avranno investito. Loro hanno anche l'Aquila, il settore giocatore. Il bacino è sempre come le squadre pescarese: il bacino dove andare a prendere il giocatore è sempre più ampio del nostro. I campionati prima promozione, questi siamo i giocatori, non è che poi andati viene quello è preso dal Celano perché non gioca al Celano, non lo faranno mai. Allora, prima può darsi pure, adesso non lo fanno. Allora non possiamo mettere la panchina a 9 a 12 perché siamo troppo pochi. No, scherzo. Ci mancherebbe. Quindi è quella la chiave di lettura per spiegare questa rimonta delle Aquilane in coda. Può darsi pure che le squadre marsicane sono scoppiate e perdono punti, per carità, non è che... Mi servirebbe un esperto di seconda teoria, magari della coda, della seconda teoria, però insomma Canistro, Virtus, Capistrello, San Pelino inizino a temere, perché insomma ci sarà San Pelino invece 18, 19 e 20 punti hanno rispettivamente, quello menzionato, anzi no, 2 a 18 Virtus, Capistrello e Canistro, e a 20 c'è il San Pelino, e purtroppo questa rimonta al contrario per le nostre si sta concludendo male. Invece bella vittoria della Fucenza in prima categoria, che si aggancia alla coda nella speranza di raggiungere le Aquilane, i play-out, insomma si è a 8, a 2 punti dalle penultime, si allunga la classifica in zona play-off. Abbiamo già le prime 5 definitiva con San Benedetto, secondo me rientra Villa San Sebastiano. Come mai dici così? Perché sfrutta, secondo me, la squadra che sta abbastanza in forma, col campo che hanno riescono a giocare solo loro. Torniamo lì, insomma. Sì. Che là il campo è piccolo, appunto il campo in erba, a parte la tracciatura longitudinale. Non so come hanno battuto, però prima era il campo di Villa è stupendo perché è il più centrale d'Italia, è addirittura dietro al bar. Cioè, uno non si affaccia dietro al bar, pensa che ci siano le galline, invece ci sono un campo sportivo, però è bello, è piccolo ma grazioso, quindi pensi che Villa San Sebastiano è andata a vincere a San Gregorio, sì. Quindi ha vinto domenica 3-0, sta facendo dei risultati tutti in fila e sta facendo punti. E il campionato chi lo vincerà? Spero cerchi. Mi sembra anche giusto, opportuno. Saliamo brevissimamente in promozione. Martin Sicuro addirittura d'arrivo, manca solo la matematica. Giacomo Rangizia che ha perso l'ennesimo treno. È secondo te la quinta di giocherai playoff? Ma 11 punti di distacco alla seconda. Vabbè, tutto possibile finché la matematica lo permette. E ci sono punti a disposizione, è tutto possibile.
Fra di voi parlate più di playoff o di playout? Di playoff. Sì. È un bene o un male? Noi cerchiamo di puntare in alto. Allora, siete a 5 punti dai playoff, ma con 4 punti di vantaggio sulla zona playout. Questo è il problema di questa classifica, che è un po' corta comunque, no? Sì. Già da domenica abbiamo la possibilità di cercare di staccare un pochino di più, diciamo, questo... Certo, questo margine. Questo senti, margine. Fieno in cascina del team 604 basterà per salvarsi? Non lo so, problemi loro. Il fieno in cascina è sul Mona? Non lo so, problemi loro. Perfetto, le risposte ideali per Andrea, che mi fa così, continua a fare così. Purtroppo la cena si sta freddando la nostra camera, quindi devo chiudere. Fabrizio Bisegna, ciao e grazie. Grazie a voi. Luca Fegatilli, ciao e grazie. Grazie a te. Luigi Del Pizzo, ciao e grazie. Grazie a voi. Roberto Acquaro, doppio grazie. Doppio prego. A presto, ciao.